Bentrovati ad una nuova puntata di Informa Imprese, l'approfondimento a cura del Centro Consorzi di Sedico che ci dà conto di quali sono gli adempimenti per le imprese, per le realtà aziendali del territorio in questa particolare situazione d'emergenza. Linea al Centro Consorzi. Questo momento di crisi pandemica è un momento che stiamo affrontando tutti e quindi lo stanno facendo anche le pubbliche amministrazioni e gli enti locali. Si stanno mettendo con il massimo sforzo a ragionare rispetto a come rivedere i rapporti col cittadino e come riuscire a fare in modo anche digitalizzato quello che facevano precedentemente in ottica di servizio. Lo Stato aveva già previsto con l'agenda digitale e anche la Regione Veneto con l'agenda digitale 2020 degli strumenti per riuscire già a innovare e aveva una visione di innovazione a lungo termine. Questa pandemia ha accelerato questi processi e quindi stiamo già parlando di open data che ci hanno dato una possibilità di vedere in trasparenza l'operato anche di certe scelte e decisioni dei nostri politici locali, ma anche il tema dello smart working, quindi riuscire a lavorare da casa, in telelavoro o in modo agile. Trattiamo e tratteremo come centro consorzi questi argomenti all'interno del progetto DATA, dati aperti per le pubbliche amministrazioni e per la loro trasparenza. Sostanzialmente la Regione Veneto ha finanziato un progetto di formazione per vedere insieme quali sono questi strumenti per fare questa velocità, per raggiungere velocità e digitalmente i suoi cittadini. Vi invitiamo quindi a vedere nel nostro sito quelle che possono essere le modalità di iscrizione agli eventi che abbiamo previsto per tutti i giovedì mattina di giugno e lì potete vedere anche tutti i percorsi formativi che la Regione Veneto ha finanziato. E si conclude così anche questa nostra puntata. Arrivederci!